INPS, gli enti pubblici superano di 4 volte quelli di diritto privato e rappresentano il 97% del totale del monte retributivo. Tutti i dettagli nel nuovo osservatorio dell'Istituto. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, io sono Giulia e in questo Focus Previdenza ci occupiamo del nuovo osservatorio INPS sugli enti di diritto pubblico. Dai dati raccolti risulta che la maggior parte degli enti pubblici è rappresentata da regione e autonomia locale, che nel periodo che va dal 2018 al 2022 rappresenta in media circa 2/3 del totale degli enti di diritto pubblico. Nonostante ciò, i rispettivi monti retributivi dei lavoratori che rientrano in questa tipologia, sempre nello stesso periodo, rappresentano il 12,3% del totale delle retribuzioni. Tra il 2018 e il 2022 le amministrazioni dello Stato costituiscono in media lo 0,4% del totale degli enti di diritto pubblico, ma assorbono più della metà dei monti retributivi. La maggior parte degli enti si trova al nord, in particolare nelle regioni ovest, circa il 37%. Al centro e al nord il numero di enti di diritto pubblico è in media 3,4 volte il numero di enti di diritto privato. Questo rapporto diventa di circa 7 volte al sud e 18 nelle isole. A livello regionale un terzo degli enti pubblici, il 33,3%, è concentrato in Lombardia e in Piemonte, mentre la Valle d'Aosta, l'Umbria, la Basilicata e il Molise insieme arrivano al 4,7%. Nella regione Lazio invece gli enti pubblici rappresentano il 6,2% del totale, con una forte concentrazione dei monti retributivi, 55,3%, e delle giornate retribuite, 57,5%. L'osservatorio evidenzia poi che il Lazio, la Lombardia, la Toscana e il Trentino Alto Adige hanno il rapporto più piccolo, meno del 3%, tra enti di diritto pubblico ed enti di diritto privato. Al contrario, quelli più alti si registrano in Sardegna, 33,3%, in Calabria, 24,3% e in Basilicata, 17,2%. Infine, l'INPS segnala che l'81% degli enti ha meno di 50 dipendenti, quelli con più di 250 dipendenti, pari al 5% del totale, comprendono quasi il 92% dei monti retributivi totali. E per ora è tutto, al prossimo Focus! Radio UCI Focus.